Conclusione dei campionati italiani di ciclocross a Roma, grande vittoria di Luca Braidot. Luca, sei partito a tutta e te li sei lasciati tutti dietro, hai fatto un'azione irresistibile. Sì, diciamo che era una gara difficile da interpretare, già ho avuto un piccolo problema al primo giro e sì, abbiamo provato a approfittarne, è andata bene. Mio fratello mi ha fatto bene da dietro, quindi... Ecco, voi eravate già riusciti a fare una doppietta nella mountain bike, quest'oggi ci siete riusciti a ruoli invertiti. Quando andate forte siete un problema per tutti i vostri avversari. Dai, sono felice che sia così, non so cosa dire. Sì, andiamo molto d'accordo, quindi riusciamo ad aiutarci bene in gara e certe volte, come oggi, è un gran vantaggio. Ecco, sappiamo che il favorito numero uno era probabilmente Gioele Bertolini. Lui ha avuto un problema meccanico nei primi giri e è stato in quel momento che tu hai deciso di attaccare al massimo. Sì, diciamo che Gioele sta andando veramente forte in questo periodo. È stato sfortunato trovare un percorso così veloce dove era più difficile per lui confermarsi. Quindi, io sono felice di aver vinto, però ti faccio un grosso in bocca al lupo per le prossime gare. Lui in questo momento è il ragazzo che sta andando di più e sono felice di fare le prossime gare insieme a lui e vedremo di darci una mano e di provare a portare qualcosa in Italia importante. Ecco, un tricolore nel ciclocross dopo la mountain bike ha dimostrazione che fare queste due discipline ad altissimo livello è ancora possibile. Sì, diciamo, noi abbiamo iniziato molto tardi quest'anno il ciclocross, è stato difficile trovare il ritmo, però in questo percorso poteva succedere di tutto ed è andato bene. E per concludere, uno sguardo ai mondiali? E ai mondiali abbiamo, prima di questa gara avevamo deciso di non farli, adesso con la maglia tricolore bisogna andare e bisogna fare bene. Ok, grazie mille e complimenti.